Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. A questo punto, essendo stato approvato l'emendamento Capone 5.8, come riformulato, risultano preclusi gli emendamenti Nicchi 5.18 e Colletti 5.19, 5.24, 5.25, 5.23 e 5.27. Tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 5 sono stati ritirati dai presentatori e quindi passiamo alla votazione direttamente dell'articolo 5. Se non vi sono interventi, onorevole, prego. Fossati. Dichiarazione di voto, Presidente. Io vorrei sottolineare anche qui l'importanza dell'articolo nel contesto del provvedimento. E anche riflettere un attimo sulle cose che si sono sentite nel dibattito. Perché noi oggi abbiamo un meccanismo e un sistema che vede da una parte la produzione di linee guida da parte di una grande pluralità di società scientifiche di diversa qualità, di diversa scuola, di diverso orientamento. E non dimentichiamoci che noi stiamo parlando della responsabilità professionale medica. Se il sistema rimanesse questo, noi ci troveremo, per esempio in sede di contenzioso penale e civile, a dover fare riferimento in un dibattito processuale a linee guida teoricamente dello stesso livello, della stessa dignità, ma come sappiamo di valenza invece scientifica molto diversa. Io credo che in questa situazione noi abbiamo una enorme possibilità che questo dibattito possa subire le influenze di poteri più forti, di contatti, conflitti di interessi e quanto vogliamo, perché è un contesto non regolato. È regolato dai professionisti, dalla buona scienza nell'ambito sanitario, ma quando usciamo dall'ambito sanitario e entriamo in ambito giurisdizionale, in ambito mediatico, ecco che tutta questa autocontrollo del sistema scientifico professionale medico e sanitario si disperde. Allora, quello che noi facciamo è costruire un meccanismo affidando un ruolo a un ente che è l'Istituto Superiore di Sanità, che tutti riconosciamo e riconosciamo anche in questo dibattito come un ente prezioso, affidabile per il sistema paese. Sarà questo ente che deve pubblicare nel Sistema Nazionale delle Linee Guida ciò che ritiene essere valido e acclarato dal punto di vista scientifico. Quindi noi in questo senso limitiamo e ordiniamo fortemente il sistema delle società scientifiche, senza naturalmente togliere, perché questo non sarebbe né possibilità dell'Istituto Superiore né di nessuno di noi, libertà al dibattito scientifico nazionale e internazionale. Quindi facciamo un'opera di moderazione e di ordine, di valutazione trasparente e pubblica delle diverse qualità delle linee guida e mettiamo tutto questo a disposizione non tanto del mondo sanitario e medico che già sa utilizzare i risultati del dibattito scientifico, ma del sistema giudiziario, del sistema dei media, soprattutto della possibilità di informazione corretta da parte del cittadino nella piena trasparenza. Quindi facciamo un lavoro opposto non solo nelle intenzioni, ma vedrete anche nei risultati, ai timori e ai rischi che vengono paventati con drammaticità negli interventi che ho sentito. La ringrazio, onorevole Sisto. Ma sicuramente importante, Forza Italia voterà a favore perché sancisce uno schema molto chiaro, linee guida, possibilità di deroga in nome della buona pratica clinico-assistenziale. Su questo asse io credo che si debba snodare. Probabilmente questa è una norma che non ha nella letteralità questa chiarezza, però se l'Aula offre questa interpretazione, come mi sembra che il relatore abbia fatto,
confermato il governo pure, cioè che la linea guida può essere derogata solo in nome delle buone pratiche clinico-assistenziali, mi sembra che sia una norma che restituisca al medico la liberazione da quella medicina difensiva che in assenza di regole ci ha portato danni non soltanto economici ma soprattutto, alla salute dei pazienti. Voto favorevole. La ringrazio. Non ho altri interventi. Onorevole Nicchi, prego.